Oh yes. Oh yes. E quindi è arrivata la scheda. Questa è quella vecchia che abbiamo provato a sistemare con un reflow al volo e quindi la scaraventerò via. Mentre qui abbiamo la scheda nuova che ci è stata fornita già con il cavetto e io a questo punto non sono in grado di aprire, ecco, sono in grado ora. Io gliela ficco direttamente e vediamo un po'. Ecco fatto. Questa è messa, questo è messo. Ficchiamo questo connettore. Scheda dal costo esiguo. Ficchiamo questo, che sono, immagino, gli altoparlanti. Ficchiamo questo, che è il connettore di questa pulsantiera. Dopodiché mettiamo a posto questo cazzo di altoparlante che continua a uscire dalla sua sede. Finché non lo prenderò a calci e vediamo se riesco a fissare questa pulsantiera al suo posto qui. Era fissata, vedo, con una specie di dio adesivo che dovrei rimettere, ma io per adesso la lascerò così e collegherò. E voilà. Sì, questa dovrò incollarla. La dovrò incollare perché già sto bestemmiando. E incolliamola. Ho messo solo due punti di colla, qui e qui. Quindi in teoria se io lo ficco, ecco qua. Adesso lo stacco e aspetto che la colla asciughi, così poi lo posso ficcare e rimarrà lì. Non ci resta che provare. Ficchiamo la spina. Ok, abbiamo un LED che si è acceso e perché si è acceso il TV lampeggiando. Cosa accade qui? Sì, segnale debole o assente, va bene. Il TV si è acceso e lui si spegne. Bene, sembrerebbe funzionare. Questo fastidioso LED di accensione, questa pulsantiera, è veramente uno schifo. Però è quella che abbiamo. Il televisore funziona. Segnale debole o assente, va benissimo, io me ne sbatto. Vediamo un po' se ci sono delle regolazioni che si possono fare da qui. Source. Ma non si vede un cazzo, perché non si vede un cazzo? Menu. Allora, modalità immagine. Va bene, io da qua non vedo un cazzo. Facciamo così, adesso io lo rimonto e poi lo proviamo per bene. Rimontarlo è facile. Sono
Sono 5 viti, di cui questa va al centro prima di mettere il piede. Poi ce ne sono due di lato. Un'altra è qua. E come al solito mi domando, ma perché cazzo non uso l'avvitatore, che è tanto comodo? E poi c'è questa. E poi questa sul piede. Il piede si mette qua. Una qui e una qui e abbiamo finito. Allora vediamo un po'. Vediamo come si vede. Accendiamo. E questo tasto a sfioramento è una rottura di cazzo. Si vede bene. Beh, lui sembra funzionare. Questi hanno fatto le scritte in nero su nero, non si legge un cazzo. Dov'è il cazzo di menù? E schiaccia, Dio. La riparazione ha avuto successo. Lui funziona. Rimane acceso quando deve rimanere acceso. Si spegne quando gli dico di spegnersi. Perfetto. Riparazione che poi, insomma, più che una riparazione è stata una sostituzione scheda. Perché l'abbiamo trovata a un prezzo veramente ridicolo. L'abbiamo presa e bene così, ottimo. Quindi, insomma, io ero affezionato a questo TV, perché a questo piccolo monitor, perché è piccolo, appunto, è comodo, è leggero, e quindi ho voluto ripararlo. Forse non ne valeva la pena, non lo so, me ne sbatto. Oh. Fatto sta che adesso funziona e quindi ora sono a posto.